Benvenuti con questa nuova trasmissione del format Protagonisti e Territori insieme oltre la crisi organizzato da Artes. Allora, come avete visto, abbiamo in questi giorni stiamo navigando nei territori, nei tematismi e con tanti soggetti che rappresentano la filiera turistica. Oggi ho il piacere di ospitare Carmela Cipriani, che rappresenta la Proloco di Trigiano in Puglia ed è un operatore turistico di fama, diciamo, territoriale ma anche nazionale, per i motivi che poi lei racconterà, che farà la moderatrice di questo incontro con Travel Expert, che è un network di consulenti di viaggio. Poi loro si presenteranno meglio e Carmela anche presenterà meglio, ma è il punto di vista di chi opera appunto come rete di consulenti di viaggio, quindi diciamo abituati a promuovere l'estero per italiani in maggior parte, quindi attività outgoing verso l'estero. Il 2021 sarà, come lo è stato il 2020, ancora, diciamo, sarà difficile mandare in giro i nostri italiani, e quindi oggi sentiremo, diciamo, tutto un progetto, le intenzioni, la strategia di questa società, di questo network, per affrontare un 2021, e chissà forse anche oltre, con nuove idee, nuovi progetti, e quindi diciamo offriamo al pubblico questa prospettiva. Abbiamo parlato gli altri giorni dal punto di vista degli alberghi, dal punto di vista degli agriturismi, dal punto di vista delle cantine. Ecco, oggi diciamo chi di mestiere fa l'operatore appunto di portare italiani in giro per il mondo è una rivoluzione, e quindi ho il piacere appunto di ospitare Luigi Porro, che è amministratore delegato, e Tommaso Giorgetti di Travel Expert. Poi ci presenteranno meglio loro. Detto questo, benvenuti allora agli amici di Travel Expert, benvenuta Carmela Cipriani, a cui do la parola per iniziare questo interessante e intrigante incontro su nuovi orizzonti, appunto 2021, Italia per italiani, insieme oltre la crisi. A te Carmela, piacere di ritrovarti e buona trasmissione. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Protagonisti e Territori. Sono Carmela Cipriani, così come ha detto Maurizio, mi occupo di turismo incoming da tantissimi anni, ed oggi sono qui anche come esperta di un territorio, in quanto anche presidente della Proloco del mio paese. E però oggi ho il piacere e l'onore di presentare questa trasmissione, appunto 2021 Italia per italiani, la rivoluzione dell'incoming. Allora, per le agenzie di viaggio e per i consulenti. Rivoluzione dell'incoming, io in questo momento parlerei di turismo per l'Italia, perché e poi invece parlerei delle agenzie che ad oggi si sono sempre occupate di outgoing e che oggi hanno una nuova prospettiva, quella di di inserirsi in questa nuova rivoluzione, che è appunto progettare l'Italia, un prodotto nuovo. Però insomma non dirò più nulla di questo, perché di questo ora ne parlerà Travel Expert, una società di consulenti di viaggio esperti dislocati un po' su tutto il territorio italiano. Ho il piacere di presentare Luigi Porro, che è il amministratore delegato di Travel Expert, e Tommaso Giorgetti, che è il responsabile commerciale. Introduco soltanto quest'ultimo concetto: siamo consulenti
ci sono consulenti in tutta Italia. Ed è questo il punto di forza, secondo me, che ha Travel Expert. Però cerchiamo di scoprirlo insieme, dove porterà il fatto di avere degli esperti un po' in tutta Italia. Per cui ora passo la parola a Luigi e poi chiaramente andremo a interloquire durante tutto questa trasmissione. A te, Luigi. E grazie di aver accettato di partecipare a questa trasmissione. Grazie anche a Tommaso. Grazie Carmela, buongiorno a tutti. Grazie a te Carmela e grazie ad Artes per averci invitato e averci dato l'opportunità di portare questa testimonianza. Penso che mi si senta, vero? Confermate che mi si sente bene. E quindi con piacere racconto quello che è il percorso culturale che la nostra azienda e i nostri personal travel expert in prima persona stanno facendo in queste stagioni per rispondere al mutato contesto e alle mutate esigenze della clientela. Allora, rivoluzione dell'incoming per agenzie viaggi e consulenti, perché proprio il cambio di mindset è quello che è stato richiesto da tutto quello che sta capitando sul mercato ai nostri consulenti, un cambio di mindset nel quale adesso vi accompagno commentando le chart che seguono. Innanzitutto un minimo di contesto, Carmela, se va, grazie. Un minimo di contesto, chi siamo? Travel Expert è un'azienda di distribuzione turistica, è un'azienda che distribuisce agli agenti di viaggi esperti, che sono il nostro target di riferimento, tutti gli strumenti per continuare a svolgere la propria professione con una modalità più moderna, più snella e più leggera. Siamo nati 5 anni fa, siamo nati come una divisione di Musement S.p.A. Musement S.p.A., sapete, l'azienda, diciamo, è uno delle sorprese positive nell'imprenditoria italiana turistica di questi anni, è un caso di sicuro successo, azienda che nacque 5 anni fa e che l'anno scorso ha coronato un percorso di sviluppo vincente entrando a far parte del colosso TUI. Questo da sempre ci ha portato a respirare aria di turismo esperienziale, perché è evidente che Musement è una società di vendita activities, di vendita, è una piattaforma worldwide di vendita experience. Quindi noi eravamo la divisione degli agenti di viaggi esperti che vendevano tutto quello che vendono la normale gamma d'offerta di un'agenzia di viaggi, ma eravamo all'interno di un'azienda dove si respirava forte aria di turismo esperienziale. Giusto per farvi capire chi siamo, che mestiere facciamo e a chi ci rivolgiamo, come avevo accennato prima, solo e unicamente ad agenti di viaggi con esperienza, e questo ci distingue da altre aziende che nel nostro segmento di attività, quello dei consulenti di viaggi, fanno dei mestieri simili al nostro ma non uguali al nostro. Quello che ci distingue per l'appunto è che noi reclutiamo, selezioniamo e supportiamo agenti di viaggi con esperienza pluriennale di vendita. Ognuno dei nostri personal risponde a questo profilo. Che cosa offriamo a queste persone? Offriamo tutto quello che gli serve, come ho accennato poc'anzi, per svolgere in modo moderno, flessibile, tecnologico e privo di costi fissi, e questa cosa la facciamo da 5 anni, ma oggi è terribilmente attuale quanto è importante per gli agenti di viaggi che stanno affrontando la situazione odierna, essere privi di costi fissi e avere una centrale operativa che ti libera da tutte le incombenze. Questo, bene, il nostro mestiere che facciamo da 5 anni e che oggi è diventato, come dicevo, tremendamente attuale. Il nostro profilo oggi, come diceva Carmela, se mostri la chart successiva si evidenzia benissimo, il nostro profilo oggi abbiamo raggiunto lo stadio di sviluppo che ci eravamo preposti alla nascita, quindi abbiamo oltre 70 personal travel expert un po' in tutta Italia, predominanza del geografica del nord, ma come vedete
13 regioni già rappresentate, con l'obiettivo di migliorare sicuramente la copertura nelle prossime stagioni ed arrivare a offrire un po' tutto il, a coprire un po' tutto lo stivale. Questo, il profilo di queste persone, come dicevo prima, è quello di agenti di viaggi a vocazione prevalentemente outgoing. Prevalentemente outgoing significa che una quota tra il 70 e l'80% del loro business è naturalmente da anni accompagnare gli italiani che viaggiano per il mondo, quindi l'outgoing è l'italiano che visita il mondo. In questa situazione si innesta tutto quello che è successo nel 2020, quindi due valutazioni strategiche le nostre di base. La prima è molto attuale. Qualunque azienda, qualunque professionista abbia un unico modello di business, affidi ad un unico modello di business la propria soddisfazione economica, è esposto alle fragilità del modello di business dove lui opera. Considerazione banale, potreste dire, giusto, considerazione però che accompagna da sempre l'attività delle agenzie di viaggi outgoing italiane, quindi quello che c'è, è successo quest'anno ci ha mostrato l'importanza di essere resilienti, significa avere dei business alternativi, sinergici chiaramente, non si tratta di inventarsi un altro mestiere, si tratta di cogliere le sinergie possibili, in modo tale che quando una determinata, un determinato segmento di attività subisce delle incertezze che possono essere economiche, possono essere politiche, possono essere sanitarie, come quello che stiamo subendo in questo momento, se io ho altri business, se io sono resiliente, riesco a dare continuità alla mia soddisfazione economica. Se io sono legato solo al business che in quel momento sta subendo la specifica incertezza, quando parlo di incertezze politiche parlo di tensioni tra stati, guerre, parlo di crisi proprio politiche, quando parlo di economia parlo del trend, dove se io vendo agli italiani, nel momento in cui gli italiani hanno meno capacità di spesa, ho un target meno spendente, e sanitarie, e beh, manco a dirlo, ne stiamo vivendo una drammatica adesso, no? Quindi ognuno di questi tipi di incertezze può avere impatto più o meno forte su di me professionista o su di me azienda, a seconda che io abbia o non abbia alternative al mio business principale. E questa è la prima considerazione. Seconda considerazione, i trend economici di lungo periodo. I trend di lungo periodo che cosa mostrano? I numeri dell'outgoing sono numeri che hanno cessato di crescere da qualche anno. I consumi sono stabili e si nota una spiccata tendenza all'oligopolio di offerta. Diciamo che oligopolio di offerta significa l'offerta in mano a pochi soggetti dominanti, è un'affermazione che sarebbe stata un po' azzardata solo qualche anno fa. Bene, oggi se io penso ai tour operator, i primi 5 tour operator di 10 anni fa ne è rimasto uno solo sul mercato, quindi l'oligopolio si sta affacciando nell'offerta di turismo outgoing, e è sicuramente un mercato che ha interrotto la crescita importante che aveva fino a una decina di anni fa. Dall'altra parte invece il ricettivo. Per ricettivo mi unisco a quello che ha detto prima Carmela, non è solo vendere l'Italia agli stranieri, ma è vendere l'Italia ai visitatori. Possono essere stranieri, possono essere italiani, quindi da qua l'Italia agli italiani, nel senso che sapete benissimo che la riscoperta dei territori italiani è un auspicio che noi nel turismo ci stiamo facendo da parecchio tempo. L'Italia è una nazione che ha un incredibile patrimonio sfruttato relativamente, vedo però che negli ultimissimi anni questa cultura si sta diffondendo e quindi questo crea quel ambiente favorevole al nostro processo culturale. Quindi da una parte l'opportunità strategica di avere
degli professionisti più resilienti, se sanno fare più cose, se sanno presidiare in modo efficace più mercati, e dall'altra parte dei numeri che ci stanno mostrando come il ricettivo locale, italiano, territoriale, stia finalmente acquisendo consapevolezza del proprio potenziale. Scusami se ti interrompo ora, Luigi, noi stiamo entrando ora nel cuore di questo, di questa trasmissione, perché siamo arrivati a, al punto, diciamo, cruciale, e che è, diciamo, il quesito che si è posto Travel Expert nel momento in cui doveva prendere delle decisioni strategiche e coinvolgere i consulenti legati a Travel Expert. Nel momento in cui si è pensato a questo, si è pensato anche, cioè si è visto anche che tutta la concorrenza si sta attrezzando per, diciamo, per vendere l'Italia agli italiani e anche, diciamo, fare un turismo di prossimità. In tutto questo sicuramente anche Travel Expert ha pensato a qualcosa che diversifichi il prodotto rispetto anche agli altri concorrenti, e poi ti faccio un accenno per fare in modo, insomma, che entriamo ancora meglio nel cuore della trasmissione. Allora, assolutamente sì, però Carmela, permettimi di non anticipare quelli che saranno gli argomenti di Tommaso, che proprio di... No, non vorrei che tu mi rispondessi a quello che dirà Tommaso, ma il problema se l'è posto Travel Expert di come, diciamo, vorrei soltanto che tu mi parlassi riferito alla concorrenza, a come ci siamo posti, come si è posto Travel Expert di fronte al marasma della concorrenza, non parlo di prodotto, della concorrenza in questo momento. No, allora, assolutamente sì, lo possiamo svelare la chart che segue, che parla proprio di questo aspetto, quindi diciamo che oggi sul mercato stanno sorgendo un numero importante di player che offrono activities, noi siamo figli di uno di questi player, activities che raccolgono un po' tutto quello che offre il territorio. Noi, quando si parla di activities, abbiamo colto l'importanza di offrire esperienze indimenticabili, lo vedi al punto 2 del nostro bullet point, quindi esperienze indimenticabili significa qualcosa che rimanga scolpito in modo indelebile nella memoria del nostro turista e rappresenti un valore per esso, quindi non si tratta di un semplicemente cosa c'è da fare in questa località, ma cosa c'è da fare in questa località che io possa portare nel mio cuore per sempre e che mi possa aiutare a scoprire il territorio e le persone. Questo significa non solo riuscire a raccogliere esperienze indimenticabili, ma riuscire anche ad avere un'offerta di accoglienza differente, quindi, e creare dei pacchetti. Darei proprio a questo punto la parola a Tommaso Giorgetti, proprio per entrare nel merito di questo argomento. Grazie Luigi. Sì, grazie a voi tutti della presenza e della partecipazione. Se vuoi Carmela puoi già svelare, esatto. Allora, l'obiettivo primario che ci siamo posti, proprio anche per quello che accennavano Luigi e Carmela in questa prima parte, era di ovviamente differenziarsi. È innegabile il fatto che tra operatori già attivi e operatori che hanno colto in questa fase decisamente delicata e particolare della storia del turismo, l'opportunità di proporsi sul mercato con delle esperienze sul territorio italiano, ce ne sono tanti. I tre punti, sintetizzando, forse anche troppo, però per i tre punti o la base da cui noi partiamo sono proprio quelle di creare delle esperienze che siano distintive dal mercato, che spesso è un mercato mass market, come si definisce, indimenticabili, quindi qualcosa che possa rimanere nella memoria del cliente, perché crediamo ancora oggi che poi il passaparola tra turisti, tra clienti sia ancora una leva di marketing fondamentale
e tra le più credibili, perché solitamente disinteressata. E uniche per chi le vive, nel senso che l'esperienza è replicabile mille volte, la stessa esperienza, però mettendo il turista al centro dell'esperienza come soggetto pienamente coinvolto, quindi non come mero spettatore dell'esperienza, ogni turista la vive in modo differente. Questo è un po' un concetto che abbiamo appreso anche grazie al corso di Artes che diversi nostri personal travel expert hanno fatto come local expert, con l'idea appunto dello story living, quindi di rendere partecipi di una storia turistica, di un'esperienza, il turista come prima persona, quindi come coattore, o comunque farlo sentire un locale anche lui. Quindi queste sono le tre basi da cui partiamo. Abbiamo un vantaggio, secondo me, non indifferente. Luigi prima ha elencato, appunto, ha fatto vedere dove sono dislocati e quanti sono i nostri consulenti, i nostri persona su tutto il territorio nazionale o su quasi tutto, e fortunatamente continuiamo a crescere nei numeri. È un vantaggio non indifferente, perché Carmela ha introdotto Travel Expert come una rete di consulenti esperti. Questo vuol dire che i nostri agenti hanno un'esperienza decennale, se non di più, nell'ambito turistico, e buona parte di loro hanno già avuto in passato esperienza o avuto modo di prendere contatti con fornitori locali, di ensi locali, comunque realtà anche piccole, artigiani locali, per un pregresso di esperienza. Così abbiamo deciso di presentare il progetto alla nostra rete e proposto loro di diventare appunto dei local expert. Questo è stato accolto con grande entusiasmo. Ecco, ci tengo a dire una cosa importante che forse Luigi ha già detto, ma che ribadisco. Questo progetto Italia da Vivere, questo programma, è vero che nasce in un periodo di crisi del settore turistico, ma è un progetto che non terminerà col termine, ci si augura tutti, avverrà il prima possibile, di questa crisi, ma un progetto che porteremo avanti negli anni. Raccolto l'interesse quindi della rete, abbiamo selezionato i local expert che più avevano espresso entusiasmo e più avevano le caratteristiche e l'esperienza per poter fare appunto e realizzare delle experience locali, quindi esperienze pregresse, conoscenza del territorio e, appunto, come dicevo prima, contatti con fornitori e realtà locali. Da questo passaggio è nata una prima squadra, la chiamo prima squadra perché siamo all'inizio, sicuramente crescerà. Questi primi 20 local expert sono attivi già però in 10 regioni italiane, quindi siamo riusciti a differenziare l'offerta su la metà praticamente delle regioni italiane, e difficilmente si replicano più di 2 o 3 travel expert per regione. Ovvio che non potevamo dirgli: ok, adesso vi abbiamo insignito di questo compito, di questa nuova attività, affari vostri, fate quello che volete, libera scelta. Ma l'obiettivo è quello di accompagnarli, l'abbiamo già iniziato a fare, nella ricerca, nella selezione di un'offerta ricettiva distintiva. È ormai facile per ognuno di noi vedere quello che il mercato locale propone, e da lì bisogna partire. Si parte da quello che è già la proposta attiva sul territorio per differenziarla, perché assolutamente non bisogna replicare quello che già c'è, e a volte quello che c'è è tanto, la differenza tra regione e regione a volte è anche significativa. C'è chi si è più avvantaggiato perché ha meno concorrenza interna, c'è chi ne avrà di più, penso al Trentino, penso alla Toscana, sono regioni che noi in cui noi abbiamo dei local expert, ma che sono, insomma,
a livello di offerta ricettiva, anche di esperienze decisamente importanti. Come l'abbiamo fatto? Il primo passo, come dicevo prima, è stato quello di fare un corso di formazione con Artest. Artest ci ha fornito il primo assist, abbiamo iniziato un percorso di formazione appunto sul turismo di prossimità, grazie ai corsi che loro effettuano, ma non ci siamo fermati qui. Lo spunto è stato decisamente importante. Successivamente però abbiamo anche pensato a come far sì che la proposta potesse essere appetibile agli occhi dei clienti e dei turisti. Grazie agli ottimi rapporti, ottimi contatti che abbiamo come travel expert all'interno del mondo del turistico, non solo tra agenti di viaggio ma anche con figure che ruotano attorno alla figura dell'agente di viaggio, abbiamo contattato una giornalista e un fotografo professionisti del settore turistico, selezionati apposta perché avevano un'esperienza pregressa in questo settore, e abbiamo fatto con loro dei primi corsi di formazione, detto semplicemente su come scrivere e su come fotografare quello che si voleva proporre in termini di experience di attività. Questo è fondamentale per la proposta. Ora che abbiamo appunto posto le basi per questa nuovo, non più progetto ma programma, perché ormai è diventato a tutti gli effetti un programma vero e proprio, l'obiettivo è arrivare entro la prossima primavera, 2021, ad aumentare di altri 10 unità, di altri 10 local expert sul territorio, toccando almeno 15 regioni italiane. È una sfida importante, ma secondo me assolutamente fattibile, perché ripeto, l'entusiasmo è stato veramente tanto, la professionalità è veramente alta. Qua c'è un refuso, Luigi, aspetto a darti la parola perché c'è un'altra chart dopo questa, quindi l'obiettivo è proprio questo. Ecco, detto semplicemente, noi siamo a disposizione anche oltre questo webinar per confrontarsi in caso abbiate ulteriori domande. Può essere che tra di voi ci sia qualcuno che con questa breve introduzione, con quello che hanno detto Luigi e Carmela, si possa essere già immedesimato nella figura di local expert per la propria provenienza geografica. Ovvio che servono competenze, serve un minimo di esperienza, serve avere dei giusti contatti che si differenzino un po' dai contatti che già hanno operatori e player più grossi sul mercato, ma il bello e la nostra forza è proprio quella di intanto proporre qualcosa di nostro, distintivo per questo motivo, e con artigiani, con realtà locali che magari fino a ieri sono state non snobbate, ma non hanno avuto la forza per farsi conoscere a un mercato ben più ampio e alto, che viaggiava forse un po' troppo in alto per loro. La forza dei nostri local expert è quella di andare invece a scovare piccole realtà che invece poi risultano, come già sta succedendo, degli ottimi canali di experience. Quindi massima disponibilità per un confronto o anche per suggerimenti o quello che è la vostra idea. Se Carmela hai delle domande, io sono sì. A disposizione, se no. Allora, io prendo spunto proprio dalla tua ultima chat per introdurre un argomento che a me sta molto molto a cuore. Io sono presidente di una Proloco e quindi comprendo e so quanto è importante avere dei conoscitori del territorio profondamente legati al territorio stesso. Quindi fa molto onore a Travel Expert quello di voler creare una rete di figure professionali
che vanno anche se non prettamente del turismo, ma che si legano tantissimo alla filiera del turismo, per rendere queste esperienze, il prodotto che si vuole costruire, un prodotto veramente autentico. Per cui chapeau a questa iniziativa e a questa diciamo richiamo di fornitori tra virgolette, perché io non li chiamo fornitori ma sono sempre dei partner che possono rendere il prodotto di Travel Expert un prodotto veramente autentico. Però e quindi ora chiedo a Luigi come è andata con i travel expert presenti che hanno aderito alla, e come diciamo è avvenuto questo processo di cambiamento e come i travel expert hanno accettato questo nuovo progetto, insomma, proprio il processo di trasformazione da outgoing, chiamiamolo ricettivo, incoming, prodotto nuovo, e la differenza tra chi deve vendere questo nuovo prodotto a chi invece lo deve addirittura costruire, perché secondo me il punto di forza che ha questa società è proprio quello di avere i local expert che hanno aderito a costruire il prodotto. Loro sono già i conoscitori del territorio che possono coinvolgere poi, secondo me, tutti gli altri fornitori. Chiaramente è una domanda insomma molto molto larga, che ti permette, Luigi, di parlare un po' del processo di come ti ha portato alla scelta di questo progetto qui, Italia da vivere. Ecco. Grazie Carmela, hai centrato sicuramente uno dei punti più delicati e più importanti di questo cambiamento. Il cambiamento culturale. Allora, come ho detto prima, la nostra è naturalmente una rete di professionisti da anni vocati principalmente all'outgoing. Accompagnare questi professionisti ad avere una seconda chance non è assolutamente, come stiamo dicendo, un processo banale. La prima scelta, ovviamente, la prima elemento caratterizzante di questo processo, di questa novità, è che ovviamente questo non può essere un progetto cogente per nessuno. Per quanto noi lo riteniamo di valore, non possiamo, tra virgolette, obbligare un agente di viaggi votato all'outgoing a necessariamente fare anche incoming. Possiamo sensibilizzarlo, stimolarlo sul fatto che questo possa rappresentare per lui un'opportunità e sul fatto che questa opportunità possa essere un valore sempre più rimarchevole nei prossimi anni. Ma come tutto quello che fa Travel Expert, noi creiamo opportunità, valorizziamo le opportunità, non obblighiamo nessuno a seguirci nel processo culturale. Prova ne è il fatto che su 70 che sono i nostri oggi Travel Expert, gli agenti che si sono immedesimati e hanno deciso da subito di impegnarsi in questa nuova linea sono oggi una ventina, quindi mediamente meno di un terzo della nostra rete, ma è giusto che sia così. Quindi offrire opportunità senza che nessuno si senta tirato per la giacchetta è stato il nostro primo passaggio. Il secondo passaggio, che tu hai pure citato, è passare da un lavoro di intermediario a un lavoro di organizzatore. Anche questo è una caratteristica diffusa a macchia di leopardo all'interno dei nostri agenti di viaggi. Molti di loro avevano già il DNA di organizzare in proprio, altrettanti avevano l'abitudine a intermediare pacchetti forniti dai fornitori sui quali avevano maturato esperienza e capacità. Anche questo passaggio non è un passaggio né scontato, né ovvio, né obbligatorio per nessuno, ma è un passaggio che abbiamo fatto accompagnando formazione e con informazioni, creazione degli strumenti e formazione. Quindi, una volta razionalizzati questi passaggi,
ci siamo accorti di avere, che avevamo al nostro interno una ricchezza straordinaria. Una ricchezza straordinaria perché, come dicevo proprio ora, un buon numero, questi 20 agenti di viaggi della nostra rete che hanno deciso di accompagnarci nello sviluppo del progetto e quindi sono diventati i nostri local expert, sono tutti persone che comunque già avevano, chi più, chi meno, razionalizzato internamente di voler cogliere questa opportunità. Magari non sapevano in alcuni casi come farlo, magari non avevano gli strumenti adeguati, magari avevano bisogno di un contesto, ma alcuni di loro invece, che sono entrati proprio a far parte del nostro gruppo di lavoro che abbiamo chiamato degli esperti su questo progetto nuovo, erano già dei professionisti con pluriennale esperienza anche in questa attività. Quindi abbiamo scoperto, parlandoci, di avere un grandissimo valore interno, quindi di avere know-how, di avere già non solo nella sede centrale, ma anche tra i nostri agenti di viaggi, tra i nostri personal travel expert, di avere già un buon numero di agenti di viaggi votati all'incoming. Magari ognuno a modo suo, quindi il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di armonizzare queste propensioni, perché chiaramente si deve trovare una linea aziendale, si deve trovare un fil rouge, non siamo un gruppo di indipendenti, ciascuno gioca una partita a modo suo, ma cerchiamo di avere un'identità, cerchiamo e ci riusciamo anche, quindi ci poniamo sul mercato con un'identità aziendale, questo è stato il nostro valore aggiunto, ma non abbiamo dovuto far altro che far fiorire, valorizzare e supportare ottime professionalità già più o meno latenti, più o meno sviluppate, in qualche caso si erano già sviluppate, in qualche caso erano latenti, ma erano già presenti all'interno della nostra squadra. Quindi adesso il passo qual è? Riuscire a coprire anche quei territori che mancano, perché ci rivolgiamo ai tanti agenti di viaggi che sono sicuro che sono moltissimi oggi in Italia, che hanno fatto già loro il passaggio mentale sulla necessità di avere più opportunità, sulla necessità di essere resilienti, sull'opportunità di sfruttare anche la leva e la linfa vitale del patrimonio del turismo ricettivo. Ci sono tanti agenti di viaggi ancora oggi votati all'outgoing, ma quando, caro agente di viaggi, hai la fortuna di vivere in un territorio a spiccata vocazione ricettiva, è un peccato non sfruttare questa. Certo, se uno abita in una località nell'Interland di Milano, forse è più difficile, no? Fare turismo ricettivo. Non è un'opportunità che è data a tutti, ma è data a molti, perché sono molti gli agenti di viaggi che oggi operano con capacità in un ambiente che potrebbe benissimo avere vocazione ricettiva e magari oggi si limitano per abitudine o perché è quello che sanno fare. È normale che sia così, l'essere umano ragiona così da sempre, a insistere solo sul fronte dell'outgoing. Ma non solo noi ci rivolgiamo a validi professionisti, agenti di viaggi che possono diventare i nostri local expert, noi ci rivolgiamo anche a altro tipo di professionisti che possono essere valorizzati da questo tipo di progetto. Penso ai professionisti nel settore del food and wine, penso ai professionisti, penso ad artigiani, penso a spiccate professionalità che sanno fare qualcosa di caratteristico del proprio territorio, penso a sportivi, il turismo esperienziale. Uno degli aspetti belli del turismo esperienziale ai miei occhi è quello di poter valorizzare anche tutto questo tipo di professionalità che non aspettano altro, secondo me, che qualcuno, qualche bravo local expert, qualche bravo agente di viaggi, li prenda per mano e li accompagni attraverso un palcoscenico internazionale. Ora siamo arrivati insomma quasi alla fine di questa trasmissione, abbiamo parlato di tutto quello che è stato fatto fino ad oggi, ma cosa si propone per il 2021 da parte di Travel Expert? Che
tipologia di prodotto si sta preparando per, diciamo, che potrà essere, diciamo, di cui si potrà usufruire, ecco, per i visitatori che vorranno fare un'esperienza particolare di story living con Travel Expert? C'è già una tipologia? È stato già progettato qualcosa? Chi mi risponde? Questa è una domanda per tutti e due, forse. Sì, infatti, allora, lato mio... impressione, volevo fare una domanda ad entrambi, esatto. Allora, dico, faccio il contesto di nuovo e poi lascio la parola a Tommy. Allora, lato mio, quello che prima ho detto forse velocemente e merita di nuovo di essere ripreso, è in un contesto in cui sono molti i player che offrono dei pezzi singoli, cioè ci sono moltissimi player che offrono l'accommodation o l'ospitalità, inteso come struttura ricettiva che ti ospita all'interno di un determinato territorio. Ci sono molti player che offrono, stanno diventando molti, qualche anno fa erano pochi, adesso sono, non sono più pochi, i player che offrono esperienze, e i nostri agenti di viaggi hanno ancora una volta l'opportunità di fare un passo in più e di unire questi due aspetti in modo vincente, creare dei pacchetti, delle proposte sia di accommodation, quindi di ospitalità, sia di cose belle da fare in destination, chiaramente modulari, modulabili sulle esigenze sui desiderata di ciascuna caratteristica di ciascun visitatore. E quindi quello che ci può ancora una volta rendere distintivi è proprio questo aspetto, quello di riuscire a proporre, e qui daremo libertà ai nostri local expert, qualcuno vuole creare ottime esperienze, qualcuno vuole abbinare l'esperienza all'ospitalità vendendo un pacchetto flessibile, modulabile, ma comunque un pacchetto, noi su questo lasceremo, è una delle caratteristiche del nostro progetto, assoluta libertà ai nostri local expert di esprimersi per quello che loro ritengono che il proprio territorio può offrire. Non so, Tommy, Tommaso, se volevi... Mi hai bruciato ogni... No, scherzo. Aggiungo solo due cose. Carmela, dimmi però intanto. No, la completa, poi intervengo io. Sì, sì, sì. No, una cosa velocissima che volevo dire già prima, quando Carmela ha fatto la domanda su come si sono sentiti i nostri PTE quando abbiamo fatto questa proposta... è stato bello ed è ancora oggi bello vedere il supporto che si danno a vicenda, perché la nostra alla fine è una famiglia importante di 70 persone, ma che interagisce direi ogni giorno, lo vediamo tramite i nostri canali, i canali interni, e quindi mettere a disposizione le proprie esperienze. Vedo tra i partecipanti una dei nostri PTE che è stata un po' una delle promotrici assolute di questo programma. Mettere a disposizione le proprie esperienze, i propri strumenti anche a volte è stato fondamentale. Luigi ha detto quello che proponiamo, un po' più nel tecnico, non ci limitiamo all'experience, all'esperienza giornaliera, è modulabile dall'esperienza giornaliera al weekend, al long weekend, quindi limiti non ce ne poniamo. Ci saranno esperienze decisamente più adatte a una clientela alto spendente, perché vogliamo anche dare un taglio di un certo livello, ma anche a chi ha un portafoglio cliente con un target medio, quindi non ci sono assolutamente limiti. L'idea che diamo ai PTE è quella di presentare dei pacchetti, delle esperienze, ma di essere disponibili anche ad accogliere eventuali richieste di variazioni da parte dei vari agenti. Allora, il nostro tempo vedo che si è concluso, però io vorrei riassumere tutto quello che voi avete detto in questa, in questa trasmissione. Vogliamo presentare i pacchetti di Travel Expert come esperienze da vivere, piuttosto che, cioè, vendere la destinazione, vendere l'esperienza e non più la città e
dove diciamo è l'albergo, cioè vogliamo trasformare questo, diciamo, questo turismo esperienziale nella vendita dell'esperienza, di quello che uno deve vivere rispetto al luogo dove deve soggiornare. È questo che vuole riassumere il progetto che ha fatto Travel Expert con il Viene da Vivere? Ah sì, è quello che ho detto prima anche. Il primo assist ce l'ha dato proprio Artes con il corso che hanno fatto alcuni nostri PTE. Il turista non deve essere lo spettatore di qualcosa che avviene attorno a sé. Se no facciamo qualcosa di già fatto spesso e volentieri. L'obiettivo è di paradossalmente stravolgere un po' quello che è il concetto naturale. Ti dico e ti propongo l'esperienza, adesso vado un po' per estremi, e poi scoprirai in quale città si andrà a fare, nel senso il ruolo principale ce l'avrà l'attività, che sarà un'attività di enogastronomia, di attività outdoor, piuttosto che di altro tipo. Questo è proprio una così, è stravolgere un po' il tutto. E poi, come seconda cosa, ma non deve essere... non devi partire da lì la tua scelta, ti dirò che si svolgerà nelle colline toscane piuttosto che sulle Dolomiti, ecco, visto che ho citato due regioni a me particolarmente care. L'obiettivo è questo, quindi, e questo è uno dei motivi che ci differenzieranno, perché spesso quando si vedono proposte di esperienze si parte con la foto, la panoramica della città, il nome della città, visita della città, e però qua dobbiamo un po' nascondere quello che è la destinazione e dare assolutamente valore all'esperienza che si fa. Allora io ringrazio intanto per questo denso e nutrito come concetti, come strategia, voglio vedere se ho capito, diciamo, l'impianto di tutto il ragionamento. Allora, Travel Expert, e così rispondo già io velocemente a una domanda di dunque un attimo solo che dico anche il nome giusto, Filippo D'Ambrosio, che dice: ma Travel Expert è nato nel 2020, prima cosa facevate? Ecco, la risposta è stata data forse all'inizio proprio da da Luigi. Travel Expert, se non ho capito male, era, diciamo, una realtà, una business unit all'interno di Musement, e è stato rilevato il ramo di impresa ed è nata la società proprio che ecco, non so se Luigi vuoi dare anche proprio un messaggio, una ripetizione magari su questo. Cioè, corretto quello che stai dicendo, Maurizio. Ecco. Allora, il nostro progetto dei Travel Expert è nato cinque anni fa, e quello che è stato, che è cambiato nel 2020, semplicemente la scatola societaria, ecco. Ma in grande continuità, questa nuova scatola societaria opera in grande continuità col passato, tanto la prova che ne è il fatto che tutti i personal sono passati in blocco nella nuova società, tutto lo staff di sede è passato in blocco nella nuova società, ma anche il percorso di collaborazione che abbiamo attivato negli anni scorsi con Musement è continuato, cioè non è che abbiamo preso le nostre cose e ce ne siamo andati perché non ci piaceva più Musement, al contrario, abbiamo preso in autonomia una strada, ma che è stata sancita, ma che ha confermato una collaborazione. Noi siamo ufficialmente official partner di Musement per i prossimi 3 anni, quindi vogliamo continuare a collaborare con l'azienda che ha partecipato alla nostra genesi in continuità, ma la scelta è stata data per poter garantire quell'autonomia, quella libertà ai nostri personal, che è un ingrediente non solo fondamentale ma irrinunciabile. I nostri agenti, scusa Maurizio, rubo 30 secondi per questo concetto perché è di straordinaria importanza. Il nostro obiettivo è di reclutare dei talenti, degli agenti di viaggi di talento. Io non posso reclutare un agente di viaggi di talento e poi metterlo a cucinare hamburger e patatine nella cucina di McDonald's, con tutto che McDonald's è un'azienda straordinaria, un esempio straordinario, ma il talento deve essere valorizzato lasciandogli la totale libertà di poter coniugare, unire ingredienti
come e nel modo che vuole lui. Il mio compito è procacciare questi ingredienti, mettergli la migliore delle cucine a disposizione, ma non gli devo dire io come unire gli ingredienti e soprattutto non devo avere l'arroganza di dirgli io come deve fare i piatti, perché se io recluto un talento, arriva Antonino Cannavacciuolo, non mi sogno di dirgli io come deve cucinare, gli metto a disposizione tutti i migliori ingredienti e tutti gli ingredienti che lui mi chiede. Questa è la nostra attività. Ma molto, molto interessante e molto importante nella catena del valore della filiera italiana, perché c'è bisogno di qualità, c'è bisogno di avere un'offerta alta sia, diciamo, dal punto di vista non solo economico, ma anche appunto alta dal punto di vista dei tematismi, dei contenuti. Mi sembra che quello che ricavo, avendo ascoltato con attenzione la vostra esperienza appunto di cambiamento, ha la forte leva sulla collaborazione degli iscritti, che non è scontata, quindi vuol dire che c'è forte senso di appartenenza da parte di tutti i vostri, diciamo, PTA, come li chiamate, i personal travel expert. Alcuni di loro hanno il talento di avere le mani in pasta col territorio, per cui diventare esperti di mettere insieme delle soluzioni, se non ho capito male, che gli altri travel expert possono anche rivendere poi, perché non tutti, diciamo, hanno la competenza, perché sono due cose diverse. Non conto è prendere ingredienti già, diciamo, raffinati, predigeriti, e proporli ai propri clienti quando si va in giro per il mondo. Altra cosa è fare la fabbrica del servizio, quindi fare l'estrazione, come diciamo noi, del petrolio turistico dal territorio, e qua ci vogliono, è una professionalità diversa, e voi ne avete identificati una ventina addirittura nel vostro interno, tra 70, per cui è una macchina di collaborazione molto interessante, ed è un caso che io auguro a tutti voi che abbia il successo che meritate nel 2021, in cui sarà ancora un anno, diciamo, di molta, appunto, come era il titolo di questa trasmissione, Italia per italiani. Allora, se ho capito bene, diciamo, l'impianto, io vi auguro tanto successo, spero che potremo collaborare ancora, appunto, come Artes, noi ci siamo incontrati, abbiamo cominciato un percorso insieme. Io ringrazio tantissimo Luigi Porro, Tommaso Giorgetti di Travel Expert e ancora grazie a Carmela Cipriani, che ho dimenticato di dire all'inizio della presentazione, oltre a fare tante cose che è stato detto, è anche un ambassador di Artes, diciamo, per il settore di cui si occupa, in particolare in Puglia. Per cui grazie Carmela, avanti tutta insieme, e come dice il proverbio, insieme siamo più forti, e mi sembra che oggi l'abbiamo capito con la testimonianza di grande valore di Travel Expert. Ancora grazie e ci sentiamo alla prossima. Grazie volta. A voi, buona giornata. Grazie a voi per grazie l'ospitata ancora. E buon lavoro. Grazie. Arrivederci, grazie ancora. Ciao a tutti, ciao.